Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Valerna e sono qua per mostrarvi un appartamento di 3 locali. Sono al secondo piano di uno stabile di 5 piani con un totale di 10 appartamenti. Quindi una palazzina piccolina, modesta. Allora, si accede direttamente nella zona giorno praticamente. Abbiamo sulla destra, che sto inquadrando, la zona pranzo con l'accesso alla cucina. Quindi frontalmente il corridoio che porta alla zona notte. E da questa parte invece il salotto. L'appartamento è già arredato, dal salotto poi possiamo accedere chiaramente anche al balcone. Superficie totale di circa 80 metri quadri, nello specifico il salone arriva a quasi 36 metri quadri, mentre eccola qua la cucina. Allora, intanto vediamo anche questa bella parte. L'appartamento è stato rinnovato e arredato adesso nel 2019, scusatemi, giusto un paio di settimane fa, quindi è fresco fresco. Qua la cucina composta da lavastoviglie, abbiamo il piano cottura a gas, quindi un forno elettrico, ed infine la colonna frigorifero con armadietto congelatore all'interno. La cucina è separabile anche tramite porta scorrevole. Quindi andiamo a vedere il balcone. Il balcone che ha una superficie di circa 11 metri quadri, vista aperta comunque, vetri doppi. Spazioso il balcone. Abbiamo anche un giardino condominiale con una corrente che scorre qui vicino, sta sul verde. Quindi stanno anche tagliando il prato del giardino condominiale, che è utilizzabile da bambini. C'è un parchetto in mezzo al giardino. Ed ora vediamo la zona notte. Allora, corridoio che è accessoriato anche di comodi armadi a muro. Quindi la prima delle due stanze, questa è la matrimoniale, arredata già con letto doppio comò, e quindi da questa parte l'armadio, anche mobili carini, ideale magari già per una famiglia. Quindi una piccola famiglia magari con un figlio. Il bagno sulla destra, questo è completo di water, lavabo, il bidet, sanitari sono nuovi, specchiera fissa e da questa parte la vasca. Poi anche importante la finestra. E quindi la seconda ed ultima camera, in questo caso è stata lasciata vuota, con la possibilità a chi affitta l'appartamento di decidere lui, magari può essere uno studio oppure effettivamente la camera per un figlio. Allora, si accetta assicurazione per quanto concerne il deposito, altrimenti 3 mensilità. L'appartamento ha in dotazione un posteggio esterno non coperto e poi è tutto, sì. Vabbè, a disposizione la cantina e la lavanderia condominiale. Adesso è davvero tutto. Vi aspettiamo per mostrarvi personalmente questo carinissimo appartamento di 3,5 locali a Valerna. Grazie a tutti, ti affitto.